Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, nuovo unboxing natalizio, nuovo unboxing realizzato in collaborazione con gli amici della Bottega del Nerd, che è un sito che vi consiglio sempre per i vostri acquisti di stampo nerd, soprattutto in questo periodo di Natale, perché trovate veramente qualsiasi cosa, dai busti in scala 1-1, bellissimi, veramente anche enormi, alle statue della Sideshow per i collezionisti più esigenti, ma anche roba molto più contenuta a livello di prezzo, come le Hot Toys, l'Aero Studios, le riproduzioni delle bacchette di Harry Potter, le tazze, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E tra l'altro vi ricordo la super promozione che hanno per questo Natale, ovvero che per ogni 100 euro di ordine avrete in omaggio un prodotto a vostra scelta tra quelli che trovate nell'elenco finale prima di concludere il pagamento. E lì trovate appunto tazze, riproduzioni scala 1-1 dei vari gioielli visti in diverse saghe cinematografiche, tra cui la giratempo di Harry Potter, l'anello del Signore degli Anelli e anche gli zerbini, come ad esempio questo qua nuovo che mi hanno mandato a tema Signore degli Anelli, con il vostro buon Gandalf e la scritta iconica della sua frase "tu non puoi passare". Ma io infatti vi consiglio di approfittarne, perché magari volete recuperarvi da diverso tempo qualcosa, potete approfittarne adesso per farvi un auto regalo di Natale e così riceverete in omaggio un altro prodotto da regalare magari ad amici o parenti. Ma oltre a questo, ovviamente mi hanno mandato due cose che volevo da diverso tempo, di due fasce di prezzo completamente differenti, ma che secondo me meritano entrambe, e direi di cominciare subito con questo Spider-Man della linea Gallery Diorama, che fa appunto della linea Diamond Select. Queste sono statue realizzate principalmente in PVC, che secondo me meritano un sacco, soprattutto perché il prezzo è veramente contenuto. Potete già infatti vedere che la sua posa è veramente fighissima, con Spider-Man che sta in bilico su questo pezzo di palazzo. Vi faccio vedere inoltre nel fogliettino cos'altro hanno disponibile, ma questa è solo una parte delle statue che hanno a disposizione. Abbiamo Capitan Marvel, quelle da Avengers Endgame e qua delle gallery diorama varie. Tra l'altro fighissima Emma Frost e Mysterio, ma ne hanno anche molte altre. Ce n'è una bellissima di Strange che fa le magie con il mantello aperto, e credo che trovate anche quella sul sito della Bottega del Nerd. Adesso andiamo ad aprire, credo ci sia dello scotch da qualche parte, si può qua. Ed eccola qua ragazzi, guardate che bomba, costa intorno ai 50 euro se non ricordo male, ma per me vale ed è forse la più bella di tutta questa serie. Abbiamo anche delle sugose spider chiappe, molto figa, lui ovviamente sta così, poi ve la faccio vedere messa su bene, è ben realizzata anche dal punto di vista della verniciatura secondo me, e questa per me è la migliore di tutta la linea diorama della Diamond Select ed è secondo me uno dei top regali che potrete fare per questo Natale. Questa adesso la metto qua e poi proseguiamo invece con il pezzo grosso, che è la figure in scala 1-10 della Aero Studios di Iron Man dall'Infinity Saga. Ora, io di questa linea avevo sempre unboxato per gli amici della Bottega del Nerd questa qua di Cap, che come vi avevo già fatto vedere è realizzata da Dio. Guardate i dettagli del volto, anche i dettagli del costume, lo scudo rotto, che è veramente fighissima. Ma oltre a questa avevo unboxato anche questa dedicata a Stan Lee, che aveva il braccio che si poteva intercambiare, cambiare via magnete, avevo lasciato questa qua con la posa di Spider-Man e anche questa qua come potete vedere è fatta molto bene a livello di dettagli. Poi c'erano tutti i vari pezzettini da posizionare, lo scudo di Cap, il martello di Thor, la targhetta oro con la sua firma e l'elmo di Iron Man. Questa qua sempre della linea Aero Studios, dovrebbe essere tra l'altro ancora disponibile sul sito della Bottega del Nerd e questo è veramente top top. Ma adesso andiamo ad aprire la novità, perché sono estremamente curioso. Secondo me le Aero Studios in scala 1-10 sono forse tra le migliori che potete acquistare a livello di qualità-prezzo, perché come avete già visto già da quelle due sono ben realizzate a livello di dettagli, a livello di colorazione, e non vi vanno a costare uno sproposito. Infatti le mie preferite sulla fascia di prezzo che sta tra i 300 e 150 euro sono appunto le Aero Studios in scala 1-10 e le Hot Toys. Lì sta poi voi decidere se preferite una statua dinamica che potete posizionare in varie pose
pose, oppure qualcosa di più statico come appunto queste qua che sono realizzate in resina, ma appunto lo mettete così nella posa. Allora andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Solo due pezzi credo, quindi non ci saranno braccia da sostituire o pezzi staccabili. Guardate che bomba a livello di verniciatura. Poi è vero che non è un volto umano, e quindi io sono dell'idea che tutte le statue, le riproduzioni dove appunto sono mascherati, hanno elmi eccetera, vengono sempre meglio, però è ben curata. E come vi ho fatto vedere prima, anche il buon Cap, che comunque aveva il suo volto, era ben realizzato, con i dettagli sugli occhi che di solito sono quelli che lasciano un po' a desiderare. Ma andiamo avanti, perché oltre a lui dovremmo avere la base. Base che tra l'altro è la stessa della linea di quella di Cap, infatti queste fanno parte tutte della linea dell'Infinity Saga, dovrebbe essere appunto la scena del combattimento finale, e questa qua semplicemente andrà incastrata, credo, qua, così, tac, ed è già a posto. Non dovete stare a posizionarla, è già bella che montata, realizzata molto molto bene, top verniciatura, sono tutte con la stessa basetta, quindi credo che andrò a completare la serie andando a prendere poi quelle che mi mancano, perché comunque fanno tutto il settino con tutte le basi fatte di pietra uguali, e quindi è proprio figo da averle in libreria. Quindi ragazzi, io ringrazio tantissimo gli amici della Bottega del Nerd, vi lascio il sito linkato qui sotto in descrizione, vi lascio anche il link alle statue che vi ho fatto vedere, ovvero questa di Spider-Man della Diamond Select, questa qui che ho appena aperto di Iron Man, vi lascio anche quelle di Stan Lee e Capitan America. Vi ricordo la loro promozione, che ovvero ogni 100 euro di ordine fatto avrete in omaggio diversi gadget, vi lascio tutto linkato qui sotto in descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento qui sotto, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!